Ok, dovrei essere in linea. Forse. Essere in linea. Sì, ok. Ok, avviamo SCP. E mentre c'è il caricamento vado a prendere qualcosa da mangiare veloce veloce. Ciao Giorgia! Ma come le live a quest'ora? Se sono sempre a quest'ora le live, sempre! Madonna, perché è così grande lo schermo? Si è sputtanato il ridimensionamento della finestra, perché? Cazzo è successo? È diventato gigantesco, perché? Madonna, che fatica. Era giganterrima. E vabbè, l'ho cliccato, si è... Ah no, ok, giusto. Va bene. Vado a prendere uno snack, uno Snickers e poi giochiamo. Ah, ma Giorgina, comunque ti è arrivata, mi sa che ti è arrivata la notifica perché ho riavviato la live. Che comunque eravamo già in live. Ho cambiato solo gioco e ho riavviato per cambiare titolo e tutto. Eravamo già in live, tranquilla, non ho avviato la live adesso. TVB, Giorgina, grazie. Quindi il nome del personaggio sarà Giorgia.
Ok. Fatto lo spuntino. Via. Vediamo quanto sopravviverà Giorgia. Ma è crashato il gioco? No. Ah, ok. Madonna, il capo di Giorgia, quanto tempo. Paperino. È vero, avevi fatto anche la live su Paperino. Oh mio Dio. Sono le porte sempre chiuse, che noi proviamo comunque ad aprire. Ma è sparito il soldato prima del solito, o sbaglio? Vaffanculo, è già qui. Ma in effetti si offusca la vista quando è vicino. Non l'avevo mai notato. Vedi, è più offuscato perché è qua dietro. Qui invece no. Pam pam. Sto gioco d'odio non riesco mai a capire come finirlo, ma mi sa che non si può nemmeno finire sto gioco. Ma c'è anche sangue in mezzo. Ma un pro cosa? Mi ammazzano dopo 2 minuti. Vabbè, io mi voglio male ulteriormente, metto pure difficoltà alta. Perché questa è aperta? No, no, perché? Minchia, dentro la stanza, niente. Serve prima la maschera. Sì, io metto i nomi di quelli in chat come personaggi, ti pare. Ma in realtà no, metto anche il mio nome a volte. Oh, dai. Sempre inutile sta tessera, sempre inutile. No, questo so già che è di livello 2. Andiamo. No. Niente, ma che palle. Sono tornato all'inizio. Devo andare qua dove c'era il mostro. Sperando se ne sia andato. Se n'è andato.
Sì, perché l'abbiamo visto nella stanza quella col gas, quindi ora è lì. L'abbiamo spostato noi. Che bella accoglienza. Arrivo e già mi vuoi morto. Ma no, non vedi quanto ti sto facendo sopravvivere? Di solito durano 2 minuti i personaggi con me. Comitato d'accoglienza, abbiamo anche livello 2 adesso. Oddio, sta entrando. Ma aspetta, c'era altro qui? C'era anche sta porta. No, 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 non c'ho voglia di passare di qua. Sedi, cosa ci fai a quest'ora? Passata Giorgia che la vedo online. E qui, Giorgina, ha visto la notifica ed è arrivata. Stavolta non ci scendo, li sappiamo già che c'è morta e basta. No, l'altra tessera livello 1, doppia pure. Ok, abbiamo anche la maschera. Quindi possiamo andare sia sulle porte di livello 2 che su quella dove c'era il gas. Qua dove vado? Vaffanculo. No, questa era la cella in cui voleva entrare Walt. Qui c'era la radio, ok. Stiamo trovando tutto, ci manca solo il visore notturno. No, no, no! Rippato, Giorgina. Piccola Giorgina meritava di meglio. Ma c'è ancora il guantino buggato qui. Vediamo se c'è il guantino 3 buggato. Mi avete ucciso mentre non c'ero. No, no, è stata la nostra prima run questa. Stava andando pure benissimo. Ha ucciso George. Sì, ma quanto lunghi i caricamenti. Questa è stata l'altra run che c'era andata benissimo e si è buggato. Si è buggato sull'ascensore. Che schifo. Questa volta Jolie non morirà mai. Ok, tocca a... Visto che Seducente si è messo in mezzo, tocca a lui. Si chiamerà Seducente. Però cambiamo difficoltà perché... Perché il Keter ci fa male, dai. Il Keter fa male alla salute. Dai, Sedi, siamo in... Lui mi vuole bene e non mi fa morire. Cazzate! Siamo in difficoltà Euclide, qui in teoria.
Se salviamo dovremmo poter ricaricare la partita. Vediamo se cambia qualcosa, no? Poi è uguale. Magari qui si apre. No, non si apre nemmeno ad Euclide. No, non merita di essere salvato. C'è il tasto save adesso, no? Salvo nel game over. C'è già la macchia nera. La macchia nera di Jack Sparrow. Quanto casino stanno facendo. A questa zona non l'abbiamo trovata prima. Che fallo. Passare per forza di qua stavolta. Più mi sforzo a capire, più non capisco sto gioco. È trollissimo il gioco. In pratica ricrea una mappa nuova ogni volta. Però penso che se vai avanti per davvero. Cioè trovi davvero altre zone più vai avanti. Non è tutto qui il gioco. È stato bello, seducente. È stato bello. Basta, creiamo il personaggio definitivo. Quindi Jorle Leddi. No. Lady Sed Zai Wontino. No, Wontino non ci sta. Questo è il personaggio definitivo. Manco anch'io però. Manco anch'io. Vabbè, lì è Lady Liquid. Giorgia non mi ha salvato. Poi ho visto un video di suo gioco di recente, ci sono molti più SCP aggressivi più avanti, solo che noi non riusciamo ad arrivarci. Quindi eri la Ye. Ma non è un alieno quell'SCP, è una scultura. Una scultura fatta di cartapesta, tipo. Che è così orribile che hanno deciso di farlo diventare un mostro degli SCP. I documenti dobbiamo leggerli, perché l'altra volta vi ricordate che eravamo arrivati in un punto dove ci serviva una password. Potrebbe essere questa, 9341. Teniamo il foglio per sicurezza. Si può buttarlo. Sì,
cerchiamo di arrivarci. Io non so se il bicchiere di carta serve a qualcosa. Attention. Minchia, c'è l'ascensore. Vediamo se il salvataggio funziona. Ah, no, in questa difficoltà non posso salvare quando voglio. Oddio, ce l'ha fatta! No, si è buggata. Si è buggata, doveva morire lì nella scossa, non è successo. Ancora correndo. Sentila. Vabbè. È stato programmato con una calcolatrice. Minchia. Ah no, che è disattivato questo. Questo no. Non c'è l'orsetto stavolta? Cosa si sta perdendo, buon tiro? Lo voleva tanto sto gioco. Il capo. Ma no, tutta sta strada per poi trovare tutto chiuso. Proviamo ad andare sull'ascensore. Non si è incidentato perché abbiamo pure potuto richiamarlo prima. No, no, l'orsetto. È l'orsetto? Sì, è l'orsetto. No, 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 via, via, via. Sì, l'ho messo, Zai. Ci siamo tutti tranne Wonti. No, mi ammazza l'orsetto, sei pazza. Ci ha ucciso l'altra volta, è brutto pure. E l'orsetto ti fa esplodere il cervello con gli acuti, tipo. E qua, no? L'ascensore. È un altro. Ok, ha funzionato.
Sì, adesso ci sono gli SCP brutti qui. Eccolo lì. Lo so che devo stare attento con l'ascensore, ma dobbiamo rischiare per forza. Non c'è modo di capire quale funziona e quale no. Poi non ho capito se sono tanti o se è solo questo. Qua trovavamo la mano e il visore notturno, vero? Dobbiamo trovarla però. Sì, metto un'ansia perché... Ecco, parlano come gli umani. Invece sono loro. Inquietante. Perché vedi, qui non passa più adesso che ce n'è uno lì. Per quello mi sembra sia sempre l'uno. Poi in teoria gli SCP sono esemplari unici, quindi non dovrebbero essercene di più. L'unica cosa positiva è che finché stiamo qui non viene quello di un 2-3 stella che rompe le palle. Ok, la mano e il visore. Ok, abbiamo tutto. Erano nello stesso posto dell'altra volta, per fortuna. E qua c'è l'ascensore per andare via. Ce l'abbiamo fatta. No, di nuovo. Si è buggato di nuovo. No, ok, ce ne sono di più. E io sono morto in un bug del cazzo. Questo si chiamerà Sedi Giorgia. Sì, ma mettiamo che Etter a sto punto, non cambia niente. Sì, è veramente fastidioso sto bug dell'ascensore. A sto punto non... mi sa che l'ascensore non è nemmeno troll, siamo noi che ci bughiamo quando moriamo entrando in un ascensore. Se di Giorgia, le fusioni strane. Così adesso Giorgia è costretta a proteggere Sedicente perché fa parte di lei. Adesso sono la stessa persona. Madonna se suona malissimo.
Non dirlo mai più. Ok, l'aspetto. Ma se stavolta entriamo qua dentro? Ma sì, dai, vediamo cosa c'è. Eccolo il codice! 7953. Ah, non è successo niente? No, ma tengo il foglio comunque per sicurezza. Che cazzo ci fa lì? Creepy. Non credo che basti. No, mi distrae solamente sto coso comunque. Non mi fa concentrare. Cos'è successo? Ma difficoltà safe come funziona? Cosa vuol dire qui? Ok, nelle difficoltà Euclide si può salvare solamente in specifiche zone marcate. By lit up computer screens. Questo non capisco. By lit up computer screens, cioè. Questo è Zyxella. Forse intende nel pad, quel coso che ho usato prima per vedere le stanze. Non capisco come faccio a capire le stanze in cui posso salvare. Palle sta scena ogni volta però. Ti stuzzico, dai, uccidimi. Cioè, tipo qui non posso salvare. No, 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 no. Beh vabbè, ma non vale così. Cristo, l'orsetto da una parte e il mostro dall'altra.
stanza era questa? Brutta, una brutta. No, aspetta. Non si apre. Perché non c'è niente, non si apre. Questo è liquorgia. In pratica dovevo premere il pulsante che stava lì e apriva la porta che stava di fronte al corridoio. Ma l'ho capito troppo tardi. La vecchia ship. A volte ritornano. Ma com'è che mi perde fotogrammi durante sto caricamento? Non capisco. Adesso questo qui è immortale, questo non può morire. Con questo finiamo il gioco adesso. Mi formento. Va bene, Giorgina, va bene. Qui non c'era niente, vero? Lasciamo stare. Oddio, subito l'ascensore. Vediamo. Se non si bugga. Ah! Oh. È andata bene. Qui non posso salvare, vero? No. Guardalo come mi asseconda. Non parlare che mi inquieti tantissimo. Oh mio Dio, ma è ancora qua. Mi ha visto? Mi ha sentito? No, è ancora lì. Storie da raccontare ai nipoti. Se vado avanti così con gli occhi chiusi. Arrivo, mostro. C'è la mano? Mi sa che non c'è. Hanno visto la chiazza di sangue. No, non morirà. Ok, la maschera c'è, non c'è la mano? Il
Lady grande stalkeratrice. No, io, per me la mano c'è. L'hanno spostata, ma c'è. Eccola qua, visto? Adesso aggiungo anche, ma non mi hai mai aggiunto su Twitch. Mica nulla, guardo male la lista amici su Twitch. Che è successo? Perché è partito quel suono? Oh, there you are. Dai che sta andando bene il liquor già. Io posso salvare? No. Se non ci sono condotti, qui il mostro non può apparire. Ok, dai che abbiamo anche l'altra maschera. Anche la radio. Vaffanculo, ho preso un colpo che non immaginate. Diego. Invece Diego secondo me ha aggiunto solo Giorgia. Come non riesci ad aggiungermi? 1508, cambia sempre. Cambia sempre il numero. Che cazzo era quello? No, 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 via da qui. No, porca puttana. Dove è andato? Porca puttana, che colpo! Diego ha aggiunto tutti. È morto di cuorgia. Povero di cuorgia. Oggi è l'occhio vispo il mostro. Ma sì, oggi è, oh, è la grande. Oggi è bello carico. Ci sta ammazzando. Proprio GG. Un sedilady. Cos'è cazzo è questo?
Guantino è quell'SCP lì. Se ti ledi suona bene. È uno spago con gli occhi. Vabbè, mi sono anche stufato di controllare sempre le altre due porte, direi di andare direttamente in quella ogni volta e basta. Ti stuzzico, ti stuzzico! Tanto non puoi uccidermi qui! Guardalo dov'è! No, merda, non mi ero manco accorto che era un ascensore. La sedi lady non sa da fare. Me quella che durerà per sempre è questa qui, per me. Come la metto però? Così, Liquaisac. Questa sarà indomabile. È morto nell'ascensore buggato. Povero Sedi. Anche l'altra volta Sedi era morto subito. Madonna, sì. Lo finiamo 3 volte il gioco. Non posso buttare Zyx, siamo un unico essere adesso. Proviamo ad invertirli, magari porta fortuna. Quindi poi c'è Lady Sedi e Zyx Seaquid. Volte dovevamo finire il gioco. Cazzo è sto caricamento? Che dice quello? Lady Ella, moderatore del tuo canale, accetta o rifiuta? Only clickable mouse scatter the facility. Ah, devo trovare dei monitor per salvare, tipo questi? Premi F5 per salvare. Ah, funziona così. Che figo. In teoria posso ricaricare anche se sono morto, no? Non è come in Keter che si cancella il salvataggio. Vabbè,
Basta guardare Outer Heaven 6D, basta. Ancora non ti sei stufato di quel canale. Io mi sono stufato dopo la prima che ho guardato. Ho guardato solo una live del Metal Gear una volta e basta. No, questa stanza è demoniaca. Meglio non è uscito. Muto culo, mi sa. Non sembra un boss, ma vaffanculo, mi piace giocarli, mentre di guardarli mi cadono le palle, li so a memoria, cosa dovrei pure guardarli? No, il lag! Ecco perché laggava. Com'è successo? Lo stavo guardando. No, vabbè, ma questo non va bene. Beh, provo a riavviare il gioco perché quella laggata lì non mi è piaciuta. Ma scusa. Ah no, si cancella il salvataggio. Ma allora è meglio Keter, scusa. È meglio la difficoltà Keter a sto punto. Gli SCP sono più aggressivi e tu hai soltanto una vita. Quando muori è game over. Ma anche con Euclide. Ma anche con Euclide, scusa. Provato la safe, ma è da troppo da Nabi la safe. Sarà dannabissimi la safe. Per me ci sono pure poche apparizioni del mostro in safe, non ci conviene. Non preferisco continuare a morire come un nabo che giocare a una difficoltà da nabo. Ma penso sia lunghissimo in realtà sto gioco. Vabbè. Chi ha creato quel fake? Cosa, che problemi avete? Ma c'è su YouTube la prima parte di SCP. Via. Madonna, se ci drogavano. SCP della droga. Attenzione. Patapum. Ma l'ho appena incrociato nell'altro corridoio, cosa si fa qui?
Guardalo dove si è messo. Non può venire qua. Ok. Questo è un ascensore, mi sa. No. Quello è l'ascensore. Non è vero. Creepy. Ermafrodita, minchia se lo è. Cosa ci fa qui? Ah. No, proprio qui. Esci da lì, maledetto. Ma ce l'ho messo io qui poi, siamo tornati indietro, abbiamo fatto il giro. Oh, almeno sta stanza l'abbiamo trovata. Non abbiamo neanche manco trovato ancora il codice. Oh, ma era sempre stata qui. Che palle. Fame di sedicente. No, quale non c'ho più voglia di fare sta cosa dell'ascensore, pallosa. Oh, al contrario pure. Merda, non lo faccio quasi mai al contrario. Qui dovrebbe arrivare da qui, infatti è lì. La mano l'avevamo trovata qui prima, vero? Ok, se non c'è, quindi dovrebbe essere al solito posto. E invece no. Dove cacchio è adesso? Sono bloccato. Qua non c'è. Ma salame bresaola.
Creepy, cazzo. Vero che è ambiguo, non si capisce se è un maschio o una femmina. È stranissimo il respiro. Dobbiamo trovare la mano. È come il personaggio di Undertale. Mi sembra sia un maschio che una femmina. Sì, ma cazzo, non abbiamo trovato la mano. Ci tocca tornare indietro. Ma torno su, ma a me serve la manina. Non mi ricordo nemmeno che personaggio è questo. Chi siamo? Ah, siamo Lady Sedi. Oh cazzo! Ah no, c'è l'hot game allora. Ah, allora sì che funziona. Allora sì che funziona. Allora sì, possiamo creare quello definitivo, scusa. Pure la N di Wanti. Liquor Gilase Zin. Basta, questo è il personaggio definitivo. Cioè, quindi possiamo salvare soltanto sui monitor, ma io trovo soltanto un monitor. Perché il mio nome sono prossimo. Aspetta, adesso te lo ridico. Liquor Gilase Zin. Cioè, sti monitor, o sono io che non li vedo, o sono io che li ignoro. Giorgina. Dai che siamo partiti bene. Magari qui c'è anche il codice. No, non è vero. Era troppo. Cioè, ma c'è un altro foglio qui. Secondo voi c'è qualcosa là sotto? O davvero non c'è niente? Boh. Monitor!
questo è un monitor. Non funziona. C'è il mostro o no? No. Ok, via. Col cazzo che non c'è. Ce l'abbiamo fatta. Non eravamo mai riusciti a passare dove del gas. Eccolo qua, qua si può salvare. Fatto. No, perché abbiamo cambiato difficoltà, Zaxxack, in questo salvataggio si salva così. Cioè, in questa difficoltà si salva così. Ascensore, ascensore. Tanto l'ho appena salvato, quindi se è troll, sappiamo che non doverci venire qui. E invece non è troll. Però è al contrario, mi dà fastidio quando è al contrario. Cos'è successo? È diventato grigio. Colpa della troca. E la mano non c'è. Eccola. E la maschera è sempre qua. Va bene, ora dobbiamo andarcene. Questo gioco è più bug del resto, perché... Ah, perché è diventato grigio. Comunque non ci ha nemmeno uccisi al primo colpo prima, eh. Quindi anche se ci vede abbiamo la possibilità di scappare. Sono tutti grigi oggi. Proprio nel run dove stiamo salvando devono buggarsi. Oppure le finte fa. Cultura su Jerry cada cosa. Oh, ancora qua sei, muoviti. Che fastidio. Cerchiamo di trovare un monitor, così non dobbiamo più farla sta cosa, vi prego. Come tu hai chiamato l'ascensore? Perché sono ancora qui?
Minchia, si era buggato. Monitor. Ansia. Ma basta, tutte che non si aprono. Siamo già stati qui, mi sa. Vediamo se riusciamo a trovare l'inizio. Andiamo a salvare sul primo monitor, in caso. Oh, finalmente qualcosa è aperto. Card 2, il pad. Il mostro stavolta non c'è. Invece sì. Si sta offuscando. Dove entrate? Ponte l'abbiamo mai visto? Perché non hanno messo un cazzo di... monitor? Non l'ho mai capita. Non lo so. Un'idea di cosa bisogna far qui. Ma più alto di questo, livello 2. Se farle preziose. Ma anche la testa di livello 2 fa più qualcosa. Qua non ci siamo mai stati. Non toccare il teschio. Se troviamo un SCP con la forma di un teschio non dobbiamo toccarlo. Un'altra? No, non basta uno. Eccolo lì.
Ok, tanto non possiamo neanche entrarci. Aspetta, il monitor. No, non è un monitor. È crashato il gioco. Ma non ci credo, è crashato il gioco. Ho toccato il monitor ed è crashato il gioco. Vabbè, sono le 4 e 6, direi di andare a nanna. Infatti è crashato nel salvataggio, ma che fastidio. Ma che fastidio. E niente, dai, chiudiamo qui. Che ho sonnino. Buonanotte a tutti. Come fate ad avere ancora tutta quell'energia per scrivere? Come fate a premere sulla tastiera? Come fate? Buonanotte a tutti. Notte Lady, notte Sedi, notte Giorgina, notte Zyxac. Notte Wontino, che probabilmente sta guardando, però è addormentato. No, non c'è proprio più. No, no, c'è ancora invece. C'è anche Gomboni. Ma Gomboni penso sia caduto nel sonno qualche ora fa. Notte.